Questo qui invece, Simil Kinder Fette al Latte, Snack al Latte, ce ne sono 6. Milbona, sempre al Lido, li ho comprati. Sono piccoli, preferisco il Kinder Fette al Latte di marca, però vabbè. Questo è anche abbastanza buono, ma è troppo piccolo. Allora, questo è il Simil Kinder Fette al Latte, con scritto Milbona sopra, ok? È piccolino, però è fatto più o meno allo stesso modo, anche se è un po' più piegato. Rotto, insomma, morbido e morbido. Il gusto è buono. Mi dà la nausea. Il latte mi sa che mi dà fastidio, l'ho già detto in altri video, scusate. Comunque buono. Latte, tanto latte. Sa di miele. È dolce, buono. Questo è buono, mi piace. Invece l'altro Kinder simile Kinder Pinguino non è che mi faccia molto impazzire. Anche qui ce ne sono 6. È più buono il Kinder Pinguino di marca, ma costano cari. Questi qua costano poco, 1,10 euro. L'altro a volte, il simile Kinder Fette al Latte, appunto, a volte costa 0,99, a volte 1,20 euro. Milbona. Assaggiamo questo qui. Snack al cioccolato. Li avete provati questi qua? Magari per i vostri figli va bene, o per una merenda anche per voi se siete golosi, insomma. Qualcosa di dolce ogni tanto ci vuole. Ok, così. Carino, la forma è come il Kinder Pinguì di marca, ovviamente, classico. Però è amaro questo qui. Non lo so, il cioccolato lo sento fondente. Siete in astinenza da cioccolato, o magari ragazze, noi donne, insomma, in quel periodo del mese, una volta al mese abbiamo voglia di cioccolato. Questa è una meraviglia, in quel periodo proprio adatto, sia questo che l'altro, sia di marca che non di marca, insomma, sono buoni. Chissà perché l'altra volta, la prima volta che l'ho comprato, cioè venerdì scorso, passata una settimana, non lo sentivo amaro, anche adesso un pochino amaro il cioccolato, è di copertura, però è buono. L'altra volta lo sentivo tutto completamente amaro, adesso non lo sento tutto amaro, solo il cioccolato lo sento amaro fuori. Sono strana. Sono strana. Voglio fare un video dove mi ha taggato Nick Duca Bompi e aspetta, come si chiama? Non Nimfea, come si chiama? Un'altra ragazza, Rosa, forse si chiama lei, non mi ricordo. Perdonami, lascerò il link nel tuo canale, assolutamente il nome del tuo canale, se riesco a metterlo. Non mi ricordo adesso come si chiama quella ragazza, porca miseria. Bionda, carina, anche se non si fa vedere nei video. Si vede sui capelli, insomma, si vedono sui capelli. Però mi ha taggato in un video. Non mi ricordo il tuo nome adesso, abbi pazienza. Per un pugno di trigger, video tag che farò oggi se riesco a registrarlo e lo caricherò poi più avanti. E anche Pete The Voice ASMR. Pietro mi ha taggato anche lui in questo video tag per un pugno di trigger. Quindi grazie ragazzi. Devo assolutamente fare questi video tag.
io su WhatsApp, ad esempio, con il mio cellulare con cui registro, è un casino. E mi avete detto anche prova a disegnare gli smile, ma non sono capace, per carità. Farei un pasticcio. Questi sono cibi buoni, mi piacciono, sono dolci, ok? Consigliati. Non di marca, va bene lo stesso. Preferisco il Kinder Fettelatte di marca se devo scegliere. Però questo qui è anche buono. Forse è un po' più piccolo dell'altro. È più economico sicuramente. Però è anche buono. Il Kinder Pinguì classico, quello originale, non me lo ricordo che gusto abbia. Però questo qui del Lidl è abbastanza buono, anche il facsimile. Finiscono in fretta, sono piccolissimi. Ok. Magari li ricomprerò, ma non credo, perché se sono intollerante al lattosio, questo e l'altro sono pieni di latte, quindi sicuramente non li posso più comprare. Adesso vi saluto. Vado a bere un po' d'acqua, perché sennò altro che nausea. Troppa roba dolce non fa bene. A presto, ragazzi. Farò qualche video assaggi, se volete, con i cibi che mi ha regalato Alessia. Giovanni Rana, grazie ancora Alessia, grazie mille, non dovevi, grazie.